Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. La regina Elisabetta II è scomparsa all'età di 96 anni l'8 settembre. Con la sua morte sono arrivati diversi cambiamenti della famiglia reale. Ad esempio, ve lo sareste mai aspettato che Camilla Parker Bowles, da amante di Carlo, diventasse regina consorte? Quando i sudditi la conobbero, era una delle donne più odiate del pianeta. La sua presenza nel matrimonio tra Lady Diana e Carlo scatenò una gigante polemica, ma non solo. Distrusse la vita della madre di William e Harry. Secondo gli esperti, c'è stata una vera e propria maledizione. La conoscete? Non ci crederete mai, ma il destino è stato molto cattivo con Lady Di, scopriamo di più. La vita sentimentale di Carlo. Re Carlo d'Inghilterra da giovane era un vero e proprio Latin lover. Impossibile non amarlo, ha sempre avuto un fisico scolpito e una grande conoscenza sulla cultura e anche sull'arte. Le sue doti da gentleman conquistarono centinaia di donne. Ma secondo la madre regina, Carlo non avrebbe dovuto perdere tempo, ma trovare la donna della sua vita. Subito poco è arrivata Diana Spencer. All'inizio sembrava avere tutte le carte in regola, ma il suo animo ribelle non fu apprezzato da Sua Maestà. Lady Di e la regina Elisabetta. Ai tempi, non tutti sapevano della presenza di un'altra donna nella vita di Carlo, ovvero, di Camilla Shand, sua attuale moglie e regina consorte. L'uomo ha lottato contro il suo matrimonio e sua madre per stare con lei. La maledizione di Camilla Shand. Secondo gli esperti, il destino avrebbe voluto proprio giocare con il cuore di Lady Di. Il motivo? La bisnonna di Camilla Shand, Alice Keppel, e il bisnonno di Carlo, re Edoardo VII, sono stati amanti per ben 10 anni. Il nonno della regina Elisabetta volle Alice accanto al suo letto di morte. Un'assurda coincidenza, che molti chiamano la maledizione di Camilla, perché sarebbe stato proprio il destino a farli incontrare e quindi a rovinare il matrimonio tra la principessa Diana e Carlo. La sofferenza della madre di William e Harry deriva dai continui tradimenti di suo marito e dalla fastidiosa presenza di Camilla. All'epoca, i due amanti erano giovanissimi e avevano moltissimi aspetti in comune, come la stessa educazione, gli stessi interessi e anche lo stesso modo di pensare. Tra i due c'è sempre stata una forte attrazione, inoltre, lei ha sempre vissuto liberamente la propria vita sessuale. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.